Salve a tutti, eccoci qua. Questo strumento dello string forse non è adatto a catechesi, però è adatto a lezioni, quindi a parlare al cervello delle persone più che al cuore, che forse nelle nostre chiese è quello che più manca, perché quando si fa un incontro siamo sempre più concentrati su ciò che ci dice Gesù al nostro cuore più che ciò che ci dice veramente in se stesso, e quindi ci rimane sempre molto poco di quello che ascoltiamo, perché siamo troppo sentimentalmente implicati. Questa distanza, questa lontananza, questa freddezza di questo strumento ci permette forse di concentrarci più sulla mente. E quello di stasera è un incontro biblico, ma biblico, di studio, di conoscenza. Vogliamo nutrire la nostra mente questa sera, questi 3/4 d'ora che passeremo insieme. E allora cominciamo subito. Il tema della serata è la struttura dei Vangeli. Per Vangeli intendiamo i 4 Vangeli canonici, che nell'ordine in cui li troviamo nella Bibbia sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Dovessimo dare un ordine cronologico, dovremmo mettere per primo Marco, ad exequo Matteo e Luca e per ultimo Giovanni. Quindi Marco è il Vangelo più antico, ma Matteo, Marco e Luca, per le tante somiglianze che hanno, possono essere definiti Vangeli sinottici. Si possono leggere insieme, hanno tante cose in comune. Quindi andremo a guardare prima i Vangeli sinottici e poi concluderemo guardando il Vangelo di Giovanni. Non ci addentreremo dentro il testo perché lo scopo della serata è solamente quello di guardare la struttura, cioè lo scheletro che li regge. L'indice, diremmo noi, l'indice dei libri. E allora cominciamo subito però con un preliminare. Mi sposto un attimo da una parte io con lo sguardo. Ecco, quello che avete davanti è un grafico che riguarda la relazione esistente tra i Vangeli sinottici, che sono appunto Marco, Luca e Matteo. I tre Vangeli sono i tre cerchi più grandi. Marco di sopra, Matteo e Luca di sotto. Allora, guardiamo Marco. Se guardate, c'è un 3% che è unico di Marco. Il Vangelo di Marco ha soltanto il 3% di testo, di episodi e di detti di Gesù che sono soltanto suoi, che si trovano soltanto in Marco. Il 97% del Vangelo di Marco lo troviamo anche in altri testi. Poi abbiamo un 3% che è comune a Marco e Luca, un 18% che invece è comune a Marco e Matteo. Ma vedete nel cerchio viola che c'è un 76% del Vangelo di Marco che troviamo anche in Luca e Matteo. Cioè i 3/4 del Vangelo di Marco, gli stessi episodi e gli stessi detti, li troviamo anche in Luca e Matteo. Attenzione, non soltanto in Luca o soltanto in Matteo, ma li troviamo entrambi. Li troviamo in entrambi i Vangeli. Il 76% del Vangelo di Marco, gli stessi episodi li troviamo sia in Luca che in Matteo. Se noi andiamo a vedere Luca, poiché Luca è più ampio come testo, le percentuali cambiano, e il 41% del suo Vangelo lo troviamo sia in Matteo che in Marco.
Ad esempio, la crocifissione di Gesù che c'è in Luca la troviamo anche in Matteo e Marco. Ma c'è anche un 1% che troviamo soltanto in Luca e Marco. Il 35% del Vangelo di Luca è solo in Luca. Ci sono episodi del Vangelo che sono in Luca e non ci sono in Marco e non ci sono in Matteo. Se questi episodi in Marco erano soltanto il 3%, in Luca ben il 35% di Vangelo è di episodi che si trovano solo lì. Vediamo, pensate se ve ne viene in mente qualcuno. Vi do 3 secondi di silenzio e poi vi dico io alcuni. Ad esempio, i discepoli di Emmaus, il racconto, si trova soltanto in Luca. Non lo trovate in Marco, non lo trovate in Matteo e tantomeno in Giovanni. Ad esempio, la parabola del figlio il prodigo, al capitolo 15 di Luca, si trova soltanto in Luca. Non lo trovate in Marco, non lo trovate in Matteo. Quindi ben il 35% del Vangelo di Luca è suo proprio. Ma vedete che c'è anche un 23% che si trova sia in Luca che anche in Matteo. Il 23% del Vangelo di Luca si trova anche in Matteo. Guardiamo Matteo. Matteo, il 45% del Vangelo lo troviamo anche in Marco e Luca. Il 10% è comune con Marco. Un quinto del Vangelo, il 20%, sono episodi che si trovano soltanto in Matteo. Il 20% di Matteo è proprio. E un quarto di Vangelo, il 25%, lo accomuna a Luca. Tiriamo le conclusioni. Il viola di questo grafico è veramente tanto. Marco è stato copiato da Luca e Matteo in gran parte. È evidente ed è innegabile che Luca e Matteo conoscevano il Vangelo di Marco quando hanno scritto il loro Vangelo. Forse non lo conoscevano nella versione definitiva che abbiamo noi, forse una versione precedente, ma sicuramente lo conoscevano. Perché non è pensabile che metà Vangelo di Luca e metà Vangelo di Matteo in pratica copi Marco senza conoscerlo. Ma tiriamo anche altre considerazioni. Il 25% di Matteo è comune con Luca. Devono aver avuto un altro testo. Entrambi. Entrambi devono aver avuto un altro documento al quale hanno attinto. Quindi Luca e Matteo, quando hanno scritto il Vangelo, conoscevano Marco e conoscevano un altro documento che noi non possediamo, al quale hanno attinto entrambi. Questo documento è stato chiamato la fonte Q, dalla parola tedesca quelle. Quindi Q è quel documento che possedevano Luca e Matteo e a cui entrambi hanno attinto per scrivere il loro Vangelo. Gli episodi della vita di Gesù erano già scritti o i discorsi di Gesù erano già scritti, già raccolti in questa fonte Q che entrambi conoscevano. Poi, sia Luca che Matteo avevano delle fonti proprie. Ben il 35% del Vangelo di Luca attinge a racconti, tradizioni, documenti scritti orali che Marco e Matteo non conoscevano o che comunque non hanno messo nel loro Vangelo. Mentre per Matteo un pochino meno, il 20%.
Questo per dare un'inquadratura sui Vangeli sinottici. Mi rimetto in mezzo. Ed ora andiamo a vedere la struttura di questi quattro Vangeli. E poiché guardiamo la struttura, abbiamo visto che il Vangelo più antico è il Vangelo di Marco, cominciamo con lo studiare la struttura del Vangelo di Marco. Ed è un lavoro molto semplice, perché Marco incredibilmente ha scritto l'indice. Marco è un Vangelo dove, per chi lo sa leggere, all'inizio del libro c'è l'indice con i titoli del testo, dell'opera. L'indice è il primo versetto, che suona così. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questo è l'incipit, il principio del Vangelo di Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Cerchiamo di capirlo. Inizio. Inizio è la parola greca che corrisponde al termine della versione greca della Bibbia, detta dei 70, di Genesi 1:1. In principio Dio creò il cielo e la terra. Principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi c'è una nuova creazione, è un nuovo inizio. Quando dice Vangelo, non intende un libro. La parola Vangelo, appiccicata al Vangelo di Marco, Matteo, Luca e Giovanni, è postuma. Quando Matteo e Marco, Luca e Giovanni scrivono un libro, non è che dicono scriviamo un Vangelo, scriviamo un evento. Inizio del Vangelo, in greco Vangelo significa buona notizia. Inizio della buona notizia. E una buona notizia si intende una notizia importante. Un Vangelo era considerato l'elezione dell'imperatore di Roma. Inizio della buona notizia di Gesù Cristo. Quel di va inteso in questo modo. Ad esempio, quel matto di Samuele. Vuol dire quel matto che è Samuele. Quindi è inizio della buona notizia che è Gesù Cristo, figlio di Dio. La parola Cristo significa l'ebraico Messia, l'atteso, l'eletto. E la prima metà del Vangelo avrà come scopo quella di dimostrare che Gesù è il Cristo, che è l'eletto. La seconda parte di Vangelo avrà come scopo quella di dimostrare che Gesù non è soltanto il Cristo, ma è il Figlio di Dio. È Dio con noi. Ricordatela questa frase, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Così inizia il Vangelo di Marco ed è l'indice. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, scopo della prima parte del Vangelo, dimostrare che Gesù è il Cristo. Figlio di Dio, scopo della seconda parte del Vangelo, è dimostrare che Gesù è il figlio di Dio. Marco da subito ci dice dove vuole arrivare. Ho usato una parola sbagliata, la parola dimostrare, perché più di dimostrare, la parola giusta è condurre. Infatti la prima parte di Vangelo si conclude quando a Cesarea di Filippi, Gesù prende i suoi discepoli e gli domanda, la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? E gli apostoli gli rispondono,
C'è chi dice che sei Elia, chi sei Geremia, chi Giovanni Battista tornato dai morti. E Gesù insiste, e voi chi dite che io sia? E Pietro, per la prima volta nel Vangelo, dice, tu sei il Cristo. La prima parte di Vangelo si conclude, perché la prima parte di Vangelo era un cammino per condurre gli apostoli a scoprire dentro di loro la verità su Gesù, che è il Cristo, che è il Messia, che è l'eletto. Questo è l'intento della prima parte del Vangelo di Marco. Come fa Gesù a rivelarsi come Cristo? Attraverso ciò che fa e ciò che dice. Il Vangelo di Marco è un Vangelo da guardare. Si legge e si guarda contemporaneamente per conoscere Gesù. E dopo che si è letto e guardato i primi 9 capitoli, il Vangelo ci conduce a Cesarea di Filippo e anche a noi ci domanda: e tu chi dici che è Gesù dopo che hai attraversato questo percorso insieme? Se dici Gesù è il Cristo, è il Messia, l'eletto, è colui che il mondo attende, puoi passare alla seconda parte. È interessante che la seconda parte inizia un'altra volta con la parola inizio, perché c'è da fare una nuova creazione. Un'altra volta c'è da creare un uomo capace di dichiarare che Gesù è il Figlio di Dio. E la seconda parte si sviluppa in modo tale che alla fine del Vangelo, al capitolo sedicesimo, sarà il centurione sotto la croce che, vedendo Gesù morire in quel modo, con quella dignità, dirà: veramente costui era figlio di Dio. Era lo scopo della seconda parte, condurre il lettore, che si identifica via via con i vari personaggi, ad affermare che Gesù è il figlio di Dio. E paradossalmente il lettore scopre che Gesù è il figlio di Dio vedendolo morire, perché solo un Dio poteva morire in quel modo. La morte, che è l'opposto di Dio, perché Dio è la vita ed è l'eternità, diventa la rivelazione della verità di Gesù. È il figlio di Dio. Quindi questa è la struttura in Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, e la prima parte del Vangelo serve per dimostrare che Gesù è il Cristo. Figlio di Dio, la seconda parte del Vangelo serve per convincere il cuore di chi legge il Vangelo che Gesù è il figlio di Dio. Potremmo andare molto dentro questa struttura, io vi ho detto solo le due parti fondamentali. In realtà all'interno c'è tutta una sottostruttura, no? Come dei sottotitoli. Magari un'altra volta, se me ne fate richiesta, farò un incontro dettagliato soltanto su Marco. Ma questa è la struttura, generale. Matteo, avete visto, prende tantissimo. Il 55%, perché 45% in comune con Luca e 10% solo lui e non Luca prendono da Marco. Quindi il 55% del Vangelo di Marco è preso di Matteo è preso da Marco. E quindi anche Matteo ha sotto di sé questa struttura. Anche in Matteo c'è questa struttura sotto la prima parte. Gesù che diventa il Cristo e la seconda parte che è il figlio di Dio. Ma Matteo ne aggiunge una sua struttura propria. Prima di farvela vedere in un disegno, vi voglio raccontare come il Cardinal Martini, il defunto vescovo di Milano, aveva immaginato
i destinatari del Vangelo. Per chi hanno scritto gli evangelisti? E questo è importante perché sapere per chi si scrive si capisce anche lo schema che usi. E dice che il Vangelo di Marco probabilmente è stato scritto per persone che andavano preparate al battesimo. E allora di conseguenza la catechesi sarà su Gesù. Il Vangelo di Matteo invece è rivolto a persone che già vivono la vita della Chiesa ed è rivolto quindi a persone che hanno bisogno di un'istruzione sulla Chiesa. Il Vangelo di Matteo è un Vangelo sul regno di Dio che si è instaurato in Gesù qui su questa terra e di cui la Chiesa ne è il segno. Quindi è una catechesi sulla Chiesa, sul regno di Dio e sul suo segno che ne è la Chiesa. Pensate, abbiamo sentito dire tante volte Vangelo sì, Chiesa no, e un Vangelo in realtà è una storia di Gesù, ma che in verità è un trattato sulla vita comunitaria cristiana. E allora andiamo a vedere la struttura del Vangelo di Matteo, così non vedete più il mio faccione. Allora, è diviso in 28 capitoli, chiaramente non l'ha divisi Matteo, ma la tradizione cristiana in questo modo, per poter più facilmente ritrovare i brani. Sono 28 capitoli. Se vedete, in mezzo sono 5 sezioni, definite corpo del Vangelo. Più ci sono i primi due capitoli, o Vangelo dell'infanzia, e gli ultimi tre capitoli, la passione e la risurrezione. Quindi sette sezioni. E il sette chiaramente è un numero importante, è la perfezione. Sette sezioni. La prima sezione, il Vangelo dell'infanzia, l'ultima sezione, la passione e risurrezione, cinque sezioni come corpo del Vangelo. Prima di andare a vedere le sezioni centrali, quelle come corpo del Vangelo, notiamo l'esistenza dei Vangeli dell'infanzia. Perché? Perché Marco non ha il Vangelo dell'infanzia. Marco inizia con Gesù adulto, Giovanni Battista lo annuncia come un presentatore. E poi Gesù entra in scena ed è la star. Ma entra in scena che è già grande. Invece Matteo aggiunge i Vangeli dell'infanzia. E la tradizione ci fa notare come li aggiunge tramite i dati raccolti dai familiari, dagli amici di Giuseppe. Cioè, è la storia di Giuseppe quasi, i Vangeli dell'infanzia, mentre Luca avrà l'infanzia vista più con gli occhi di Maria. Quindi Matteo ci porta più gli occhi la storia di Giuseppe e Luca gli occhi di Maria, perché anche Luca avrà il Vangelo dell'infanzia. Ma guardiamo le cinque sezioni centrali, che come vedete sono le più importanti anche perché occupano ben 23 capitoli dei 28 totali. Già la quantità di materiale così come è diviso ci fa dire che la cosa importante di più di tutte è il corpo del Vangelo. Tutte e cinque le sezioni sono facilissimamente riconoscibili dal fatto che sono divise in due. C'è una parte narrativa e un discorso. Dopo rimetto l'immagine. Cioè, ogni sezione ha una parte narrativa e un discorso. Quindi, Vangelo dell'infanzia, poi sezione 1, parte narrativa e discorso. Sezione 2, parte narrativa e discorso.
Sezione 3, parte narrativa e discorso. Sezione 4, parte narrativa e discorso. Sezione 5, parte narrativa e discorso. E poi passione, morte e risurrezione. È facilissimo. Se voi prendete il vostro Vangelo di Matteo e lo sfogliate, vi accorgete che è composto da 5 lunghi discorsi, che sono preceduti da una sezione narrativa, cioè da episodi della vita di Gesù. E la sezione narrativa ha sempre lo scopo di introdurre il discorso. Cioè la selezione degli episodi che Matteo ha fatto, ha messo gli episodi che più gli servivano per preparare il lettore a comprendere il discorso che stava per fare. Rimettiamo alla diapositiva. La prima sezione ha il famoso discorso della montagna. Quindi il capitolo 3 e 4 fino a metà c'è una sezione narrativa, in cui una parte narrativa in cui ci sono degli episodi che preparano ad ascoltare questo discorso, e poi c'è un lunghissimo discorso che dura diverse pagine. E non è che Gesù ha fatto un discorso così lungo, ma Matteo ha raccolto tutto il materiale riguardante quel tema in questo discorso. E il discorso riguarda il programma del regno. A me piace più chiamarla la Costituzione. L'Italia ha una Costituzione e la Costituzione è un libro diverso dal diritto, dalle leggi civili, cioè sono i valori fondamentali. Il discorso della montagna raccoglie i valori fondamentali. Poi c'è una parte narrativa e inizia il secondo discorso che riguarda i missionari del regno, cioè coloro che annunciano questo regno, come devono comportarsi. Poi la terza sezione, c'è una parte narrativa, è un discorso chiamato discorso delle parabole e che ci dice il modo in cui il regno cresce. Non spaventarsi se il regno sembra non crescere come un granello di senapa, ma che non vi preoccupate che diventerà un albero grande, grande, grande. È buffo, ad esempio, vi faccio degli esempi. I miracoli sono tutti nella sezione narrativa del discorso missionario. Perché? Perché i missionari faranno i miracoli. Tutte le parabole sono al capitolo 13 di Matteo, come se Gesù avesse fatto parabole, avesse raccontato parabole tutte in un botto e poi nel resto del Vangelo non le ha raccontate più. No, Matteo l'ha raccolta lì perché ha fatto tutto un discorso, il discorso delle parabole, in cui spiega come cresce il regno di Dio. Poi c'è una sezione narrativa e c'è il quarto discorso, che è il discorso comunitario, cioè le regole spicciole su come si vive insieme, come si fa la correzione fraterna, quante volte bisogna perdonare in comunità e così via. E poi l'ultima sezione, il compimento del regno, in cui c'è il discorso escatologico, vuol dire come questo regno che si è instaurato sulla terra, ma che ancora è parziale, giungerà a compimento e pienezza alla fine dei tempi. E poi c'è la passione e risurrezione. Quindi, se alla fine di questa mia lezione prendete il Vangelo di Matteo, se avete la Bibbia di Gerusalemme, e lo sfogliate, vedrete che c'è scritto sezione narrativa, sfogliate, discorso. Sezione narrativa, discorso, sezione narrativa, discorso, per 5 volte. Sono 5 libretti che, aggiunti al libretto dell'infanzia, al libretto della risurrezione, morte, passione e risurrezione, formano i 7 libretti che compongono il Vangelo di Matteo.
Quindi la struttura del Vangelo di Matteo è sette libretti, di cui cinque centrali sono divisibili in due parti, una sezione narrativa e un discorso. E il tema è il regno di Dio. Qual è il suo statuto? Chi e come si annuncia il regno? Come cresce il regno? Come è organizzato il regno? E come andrà a finire alla fine dei tempi la pienezza del regno. La Chiesa è chiamata ad essere la primizia del regno. Questo è il Vangelo di Matteo. Andiamo a Luca. Luca è diviso in questo modo. C'è un brevissimo prologo, dove Luca dice che scrive a un certo Teofilo, poi dal versetto 5 del capitolo 1 al versetto 52 del capitolo 2 c'è il Vangelo dell'infanzia. Maria, il Magnificat, Simeone, Zaccaria, il Benedictus, tutti episodi che sono tipici di Luca, che vede la storia di Gesù da bambino con protagonista Maria. Poi Gesù va nel deserto, che è già grande, e poi c'è il ministero in Galilea, che occupa dal capitolo 4 al capitolo 9. La Galilea è a nord, dove c'è Nazareth, dove Gesù è nato, dove c'è Cafarnao, che fa come sede del suo ministero. Dopo aver vissuto tutto il ministero in Galilea, Gesù inizia un viaggio verso Gerusalemme. Per fare il viaggio a Gerusalemme attraversa la Samaria, che si trova tra la Galilea e la Giudea. La Giudea ha come capitale Gerusalemme. Quindi attraversa la Samaria, attraversa la Giudea e arriva a Gerusalemme. E a Gerusalemme, nei capitoli 22-24, trova la sua passione, morte e risurrezione. Avete notato? Il Vangelo di Luca, dopo il racconto dell'infanzia, è un unico viaggio. La struttura del Vangelo di Luca non è una struttura tematica, come in Matteo, ma è la struttura geografica. È un viaggio da nord, poi predica in Samaria, poi predica in Giudea. Arriva a Gerusalemme e lì muore. La geografia è la struttura di Luca. Il Vangelo di Luca è viaggia da nord fino a Gerusalemme, dove deve compiersi la sua passione. Tant'è che gli Atti degli Apostoli, che è la seconda parte del Vangelo di Luca, sarà un viaggio da Gerusalemme fino a Roma della parola di Dio. Il cardinal Martini, che diceva che il Vangelo di Marco era destinato ai catecumeni che si preparavano a ricevere il Vangelo, che il Vangelo di Matteo era una catechesi sulla Chiesa, che l'Evangelista scrive per dare una formazione ai suoi cristiani, a chi era rivolto il Vangelo di Luca? Se in Luca Gesù non fa altro che camminare, deve essere vero che il Vangelo di Luca è rivolto ai missionari, a quelle persone che erano sempre in cammino per portare il Vangelo. È un po' un libretto da tenere in tasca. E se voi ci fate caso, il Vangelo di Luca è ricco di istruzioni sul tema missionario. Potremmo dire molto altro delle caratteristiche tematiche di Luca, ma vi farei solo confusione, quindi mi fermo qui. Quindi tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca. Rimettiamo un attimo la prima diapositiva. Matteo, Marco e Luca, tanto materiale in comune, tantissimo a tingere da Marco, di Luca e Matteo, ma in realtà tre scopi
diversi. Marco, far conoscere Gesù. Prima parte, Gesù è il Cristo, l'eletto, l'atteso. Seconda parte, Gesù è figlio di Dio. Matteo, una catechesi sulla Chiesa e sul Regno di Dio, prima ancora, diviso in cinque libretti, ognuno dei quali con una sezione narrativa e poi un discorso. Evangelo di Luca, che ha come struttura un viaggio, perché è un vademecum per il missionario che deve camminare. E giungiamo alla conclusione con il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni non è un Vangelo sinottico. Quando Giovanni scrive, ha delle fonti diverse. Non ha la fonte Q, non ha la fonte Marco, non ha la fonte Matteo, non ha la fonte Luca, ha altre fonti. E se conosce anche queste, le usa molto poco. Guardiamo la struttura di Giovanni. Allora, Vangelo di Giovanni. Ho trovato questa slide su internet. Dice che l'autore è l'Apostolo Giovanni. Questo è molto, 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 molto improbabile. Che sia stato Giovanni l'Evangelista, lo stesso, quello che noi chiamiamo Giovanni Evangelista, sia il Giovanni dei 12 Apostoli, è una ipotesi molto improbabile. Non è uno dei Vangeli sinottici, l'abbiamo visto, e vediamo che è diviso in 21 capitoli. E vediamo che dal capitolo 1 al capitolo 12 si narrano episodi che si svolgono all'incirca in un anno e mezzo. Mentre dal capitolo 13 al capitolo 21 è qualcosa che capita in una settimana. Quindi i primi 12 capitoli distendono un pochino il tempo, dal capitolo 13 al capitolo 21 è ciò che accade in pochissimi giorni. Allora, capitolo 1. Il capitolo 1 è il prologo. Il capitolo 1 è il prologo, poi rimetterò la slide. In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. E guardate, Marco iniziava con Gesù trentenne. Matteo e Luca, che vengono dopo, portano il discorso sull'infanzia. Giovanni va oltre. Giovanni nel prologo ci viene a dire chi è Gesù prima della sua incarnazione. In principio era il verbo, in principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. E al versetto 14 ci dirà, e la parola si fece carne, ma i primi 13 versetti ci riassumono l'avventura di Gesù e ci dicono chi è prima della sua incarnazione. Se Marco ci parla del ministero, Matteo e Luca ci parlano dell'infanzia, con Giovanni si va all'origine, a prima della creazione, quando il verbo era in Dio, il verbo era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Giovanni arriva fino a lì. Poi, dove c'è scritto temi, se vedete, c'è scritto segni e ministero pubblico. Gesù ha un ministero, cioè un servizio pubblico, annuncia il Vangelo a tutti. Nei capitoli da 13 in poi il suo ministero sarà rivolto a pochi, a privati. E i temi sono dei segni. Il Vangelo di Giovanni non ha miracoli, ma ha segni. La risurrezione di Lazzaro è chiamata un segno. Le nozze di Cana sono un segno. La guarigione del cieco nato è chiamata segno. La parola segno è una parola specifica.
Vangelo di Giovanni. Perché segni? Perché non sono miracoli fini a se stessi, ma sono segni che hanno lo scopo di manifestare chi è Gesù e spiegare la Pasqua. Ad esempio, le nozze di Cana sono una spiegazione della Pasqua. La Pasqua è il matrimonio tra Gesù, il Cristo, e l'umanità. La risurrezione di Lazzaro è un segno che spiega come meglio può un evento umano la risurrezione di Gesù. Quindi i primi 12 capitoli sono dei segni. Dal capitolo 13 in poi siamo nella settimana di Pasqua. Ora non vi lasciate ingannare dai numerini, perché il numerino 13 è messo quasi in fondo alla pagina. In realtà il capitolo 13 è poco più della metà del Vangelo. Quindi il Vangelo di Giovanni possiamo dire che è il racconto della passione, capitoli 13-21, preceduto da un'introduzione. Se notate, da 13 a 21 sono ben 8, mi sembra 8 capitoli, 8-9 capitoli. Quindi c'è molto molto spazio al racconto della passione con un'introduzione. Vi faccio vedere la slide di prima sul Vangelo di Matteo. Matteo aveva 3 capitoli sulla passione e risurrezione su 28. Giovanni 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 9 capitoli su 21. Matteo, 3 capitoli su 28. Luca, 3 capitoli su 24. Capite come in Giovanni l'attenzione alla Pasqua sia estremamente più importante che per Luca e Giovanni. Perché? Perché ha uno scopo diverso. Il Cardinal Martini dice che il Vangelo di Giovanni è il Vangelo dei mistici, è rivolto a chi voleva una vita spirituale intensa con Gesù. E la croce e la Pasqua è il luogo dove l'amore è pienamente rivelato. E quindi il Vangelo di Giovanni è la Pasqua, 9 capitoli, ma i capitoli precedenti non sono altro che spiegazioni di aspetti della Pasqua, come abbiamo detto, le nozze di Cana, la Pasqua come matrimonio, il cieco nato, la Pasqua come capacità di donare la vista al cristiano, una vista capace di riconoscere l'amore di Dio per lui, e così via. Ecco, questa è la struttura dei 4 Vangeli. Vi lascio qualche momento. Se avete delle domande da scrivere, fate pure. Se non ci sono è lo stesso, non era questo lo scopo, ma se avete, fate tranquillamente. Vi do 30 secondi, intanto vi leggo un brano. Vi leggo un brano, vediamo se capite di che Vangelo è. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Era il Vangelo di Giovanni. Domande non ci sono, quindi possiamo salutarci. Comunque, se avete dei temi che volete approfondire,
me lo dite e realizziamo qualche incontro. Grazie dell'ascolto, che il Signore vi benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.